bentrovati con il quotidiano appuntamento con il TG di qui Bologna.tv. Oggi mercoledì 6 febbraio 2013, andiamo a vedere le notizie del notiziario. Allora, UDC e Casini a Bologna, l'ex presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini ha fatto ritorno nella sua città in occasione della presentazione dei candidati UDC Unione del Centro, in appoggio, come sapete, alla lista Monti, un'occasione per sottolineare alcuni concetti che ribadiscono la scelta di operare in maniera autonoma pur condividendo le strategie politiche di altre liste. Senza UDC, ha dichiarato il presidente Casini, non ci sarebbe stato il governo Monti, e ha confermato come le liste diverse possono essere coese sui punti principali di confronto sia a livello nazionale che locale. Ha colto l'occasione per chiarire i dubbi legati all'attuazione del processo di eutanasia, che porterebbe a un divario sociale tra chi può permettersi l'assistenza e chi no, e quindi non renderebbe giustizia ai valori civili e umani. Difendere i valori, ha continuato Casini, può portare all'affermazione dei diritti dei più deboli. Infine un accenno anche alle problematiche degli studenti, soprattutto universitari, con la voglia di proporre un decreto legge in cui inserire un prestito d'onore da parte dello Stato in favore di quegli studenti più meritevoli in condizioni familiari disagiate, dove l'onere del sostentamento allo studio è quasi impossibile. Infine, ha concluso sempre Casini, dichiarandosi fiducioso della risposta degli italiani in funzione di una politica chiara e condivisibile che ha gestito un momento di crisi istituzionale particolarmente pesante. Monito ad aver fiducia nel centro e nella figura istituzionale, appunto, di Mario Monti. Una valle da unire. Sono ormai decenni che si parla di unione dei comuni della valle del Samoggia con passaggi legati a servizi che già da tempo hanno preso forma. Ma la volontà istituzionale, almeno di una parte politica, era e rimane quella di creare un comune unico e forte che possa rappresentare una vallata al momento presente un territorio ricco di frazioni e piccoli comuni. Un progetto che prevede la fusione di Monteveglio, Bazzano, Crespellano, Castello di Serravalle e Savigno, che ha ricevuto il consenso dell'Assemblea regionale. Una decisione che però trova contrapposizione nel pensiero di azioni di PDL, Lega e SEL, contrarie anche ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Il relatore di minoranza, Galeazzo Bignami, ha annunciato 25 emendamenti che porteranno un ricorso ufficiale al TAR. Soddisfatto del risultato, raggiunto invece il Partito Democratico, che prevede un risparmio di costi di circa un 10%, equivalente a quasi 18 milioni di euro. Al referendum, che aveva registrato un'affluenza non proprio entusiasmante alle urne, in due comuni aveva prevalso però il no, una scelta che provocherà sicuramente code polemiche ed azioni istituzionali. Vicenda Unipol e Fonsai. Non parte sicuramente con i presupposti di una positiva trattativa, tuttora in corso, quella tra sindacati e proprietà Unipol, relativamente alla fusione di Unipol appunto in Fonsai, che determinerà una riorganizzazione aziendale e una gestione di esuberi da definire. I sindacati in maniera coordinata e unitaria denunciano la poca chiarezza da parte del gruppo finanziario in questione, che non determina ufficialmente i numeri e le unità che saranno toccate dal provvedimento, creando così preoccupazione in migliaia di lavoratori ai quali non è garantito il proseguo della propria occupazione. In un momento contingente come quello attuale, un ulteriore rischio che preoccupa non poco le basi sindacali, che si sentono nella condizione di non poter neppure difendere quei diritti che dovrebbero essere coordinati in maniera chiara e decisa. Sicuramente ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Terremoto tra Bologna e Ravenna. Ancora il terremoto, con cui generalmente siamo ormai abituati a convivere, da quasi un anno protagonista della cronaca. Questa volta è un'area compresa tra Bologna e Ravenna e nello specifico nei comuni di Brisighella, Castel Bolognese e Riolo Terme, fino ad arrivare alle porte di Ivola. Una scossa di magnitudo 3.5, scusate, registrata alle ore 2.36 di questa notte, a una profondità stimata di oltre 50 km. Una terra che si direbbe non trova pace, anche se in questo caso non sono state segnalate situazioni particolari di pericolo e non tutta la popolazione, essendo avvenuto di notte, ha avvertito i tremori. Un cinghiale da passeggio. Una situazione più facilmente prevedibile in estate, quando l'eventualità della siccità porta gli animali a cercare conforto in fonti d'acqua lontane dal loro territorio. Sorprende però la visita cittadina di un cinghiale nei pressi dell'area del Meloncello. In verità il cinghiale, in compagnia di un piccolo branco, che poi ha fatto ritorno sui propri passi, ha avuto la sfrontatezza di allungarsi fino a sfiorare l'habitat cittadino e si è scontrato con un istruttore di cani che operava come coadiuvante per conto della polizia provinciale, un'operazione già sotto controllo. Un cinghiale cercava di scappare, ha urtato la persona ferendola ed è stato abbattuto. Il ferito è stato poi trasportato nei pressi di Piazza della Pace, dove è arrivata un'ambulanza a soccorrerlo. Nessuna visita quindi al Bar Billy, il noto locale del bar del Meloncello, per lo sfortunato cinghiale, ma solo una visita avventata sui colli finita non benissimo. Arrestati gli specialisti dei cimiteri.
Tre ragazzi, tra cui un bolognese, un nativo di Lugo e uno di Cattolica, sono stati arrestati da una pattuglia di carabinieri di Molinella, colti in fragranza di reato, avendo nel baule della propria auto materiale atto allo scasso e accessori poi risultati frutto di rapine. I tre erano ormai specializzati nel visitare i parcheggi di cimiteri, dove rubavano dalle auto dei visitatori cimiteriali quanto trovavano. Tra l'altro, uno di questi era già stato beccato, diciamo, essendosi ferito a una mano nell'atto di rompere un vetro. Dopo i cimiteri di Santa Maria Codifiume, San Gabriele e San Martino in Agir, sembra e si spera che la carriera dei tre giovani Lupin abbia finalmente avuto fine. Incidenti in provincia. Due fatti sono avvenuti ieri, per fortuna senza gravi conseguenze, nella nostra provincia. Nel primo, un ragazzo 25enne, finito con la propria auto in un fosso nei pressi di Molinella, si è reso necessario l'intervento dei sommozzatori per estrarre il ragazzo, ma per fortuna, come detto, senza particolari conseguenze. L'auto è uscita di carreggiata in maniera autonoma, senza altri ulteriori danni per altri veicoli. Nel secondo episodio, invece, leggere ferite per due persone, due coniugi di 60 anni circa, intenti attraversare un ponticello lungo la strada provinciale diretta da 100 da Pieve. Un cedimento della balaustra di contenimento ha fatto cadere i due sfortunati pedoni, provocando un salto di qualche metro. All'ospedale di Cento riscontrate una frattura al polso per l'uomo e un trauma cranico e lombosacrale per la moglie. In corso accertamenti per capire le cause e le responsabilità di quanto accaduto. Infine, ancora dal protagonista. La figura del grande artista bolognese pare aleggiare quotidianamente nell'atmosfera cittadina, con iniziative e situazioni che lo rendono ancora protagonista. Questa volta si tratta della volontà della giunta comunale, con a capo ovviamente il primo cittadino Virginio Merola, che ha deciso di concedere gratuitamente uno spazio adibito a tomba monumentale a Lucio Dalla. Così l'uomo di Piazza Grande troverà collocazione tra le tombe di Giosuè Carducci, di Giorgio Morandi e di Ottorino Respighi. Come dire, un grande tra i grandi anche oltre la morte. Un'azione che rende onore anche alla certosa monumentale, un'eccellenza bolognese. È tutto per le notizie del TG quotidiano, io vi rimando ai consueti appuntamenti giornalieri con il nostro telegiornale, col TG sportivo e con tutte le format televisive al quale vi stiamo piano piano abituando. Grazie e arrivederci domani.